Sono tornato il mio vecchio faccione di cazzo con gli occhiali perché vorrei rimanere un po' in tema, diciamo, con questa puntata della rubrica Hardcore. E oltre a questo, prima di iniziare il video, vorrei fare un po' di pubblicità, vorrei consigliarvi un canale che è di un ragazzo che si chiama The Sidanto, questo è il nome su Nick, insomma, del canale YouTube, che è un ragazzo che al di là del fatto che ne possa capire o meno di musica, e a me sinceramente non me ne può fregare di meno, è una persona che ha veramente tanto cuore e fa i video mettendoci passioni. Si capisce che è uno che ama quello che fa. E oltre a questo, sta per inaugurare, diciamo, una sorta di rubrica anche lui nel suo canale, che ha già i suoi 500 iscritti e passa. Ma sta inaugurando una nuova rubrica nel suo canale in cui parlerà di musica con, probabilmente il mio personaggio preferito su YouTube, che è Federico Frusciante, del canale, lanciato, diciamo, dal canale di Cinema dei Licaoni. Quindi, sotto vi metto il link del suo canale. Per fargli un po' di pubblicità, ma ha già tanti iscritti, però averne sempre un po' di più non fa mai male. Detto questo, bella YouTuber, sono Major3300 e questa è la nona puntata della mia rubrica Hardcore. In questa puntata della rubrica vorrei parlare di un gruppo fondamentale, a livello non solo americano ma anche mondiale, per quanto riguarda la nascita, lo sviluppo e purtroppo, anche la morte, non per loro mano, chiaramente, del punk revival, ovvero i Descendants, appunto, come avete capito. Il discorso dei Descendants però è un discorso un po' diverso. Nel video precedente, in cui parlo appunto della nascita e dell'impatto in linea generale che ha avuto il revival punk nella società e nei costumi, dissi anche che i Descendants erano un gruppo leggermente diverso. E in effetti i Descendants, come poi parlerò, hanno avuto un effetto particolare nel panorama musicale punk statunitense, in quanto non propriamente hardcore, a parte il primo album e mezzo. Però andiamo con gradi. Vediamo di partire, altrimenti facciamo un casino e inizio già a dilungarmi in un video di 2 ore. Il primo nucleo dei Descendants ha origine attorno al 1977 a Redondo Beach, una cittadina sempre sobborghi Los Angelini, comunque le solite cittadine balneari che ormai sappiamo fino alla nausea. E c'è Frank Navetta, storico chitarrista appunto del gruppo, che in quel periodo, assieme all'amico David Nolte, che diventerà abbastanza importante dopo, si diletta a strimpellare un po' a destra e a sinistra le chitarre acustiche. Decide di formare un gruppo con questo amico, ma dopo un po' questo tal Nolte abbandona il gruppo. Allora Navetta conosce in questo periodo Tony Lombardo, un discreto bassista, e Bill Stevenson, uno dei migliori batteristi della storia della musica in generale, che diverrà uno dei migliori batteristi della storia della musica in generale. Assieme decidono di incidere e registrare il primo lavoro sotto il nome di Descendants, in quanto prima si erano dati il nomignolo posticcio di The Itch. Il risultato di questo trio, diciamo, è Ride the Wild is a Hectic World, che è un singolo, o comunque è un vinile a doppio strato, chiaramente, side A, Ride the Wild, side B, It's Hectic World, rispettivamente cantate la prima da Frank Navetta e la seconda da Tony Lombardo. E lo split, a parte il fatto che comunque è acerbissimo, e loro avranno sì e no 14 anni. Manca ancora Milo Åkerman, quindi che arriverà dopo. È appunto un lavoro poco significativo, carino, che però di punk non ha nulla. È un misto fra surf rock e new wave interessante, che si può chiaramente scoprire solo per spocchia se si è fan malati come me dei Descendants, perché se no altrimenti non è una cosa molto significativa. Registrata un po' così alla veloce, ha i suoi difetti d'opera prima, chiaramente non ha etichetta discografica. Dietro la console c'è quel David Nolte, amico di Navetta, che lascia il gruppo. Non è una cosa particolarmente significativa, insomma, qualcosa da scoprirsi esclusivamente se si vuole, se si è malati di Descendants, ecco, tutto qua. Nel 1981 viene reclutato Milo Åkerman come cantante, dopo del tempo trascorso da parte di Navetta, Lombardo e Stevenson a provare con una ragazza. E
Ecco l'entrata di Milo Ackerman, abbiamo la registrazione, sempre chiaramente nell'81, dell'EP Fat, pubblicato attraverso la New Aliens Records. Allora, quando uscì quest'album furono veramente, veramente crescetti da cagare, perché a parte il fatto che il salto dal primo lavoro, quindi Ride the Wild Insectic World, è abissale, vengono eliminate totalmente le influenze surf abbastanza new wave che poteva avere il primo singolo, per far spazio a veramente l'hardcore. L'hardcore però a livello musicale, qui i Descendants tendono a essere, rispetto a gruppi come Aggression o a NoFX, almeno nei primi lavori, molto più hardcore di forma e non di sostanza. Il discorso dell'EPFET è che comunque al di là è il lavoro sicuramente più duro e acerbo di Descendants, questo è poco ma sicuro. Il gruppo attribuisce la violenza, la brevità delle canzoni all'enorme consumo di caffè, diciamo, ecco. E già qui si hanno le prime impronte stupide, la voglia di pigliare per il culo del gruppo, perché se i gruppi hardcore cantavano chiaramente, oltre a schierarsi contro politiche e sistemi precostruiti, cantavano anche di dipendenze o pro, come potevano fare i Wasted Youth con la canzone We Were On Heroin, cioè eravamo, ci bucavamo, detto proprio, oppure contro, come Minor Threat con la canzone Straight Edge, i Descendants partono a pigliare per il culo sia da una parte che dall'altra, perché ad esempio la canzone Wiener Schnitzel, che parla di loro che ordinano al ristorante, benvenuti allo Wiener Schnitzel, cosa volete? Sì, vorrei una Diet Cola, un panino, un hamburger, tutto urlato così. Adesso io l'ho detto un po' a cazzone, però ascoltatevi la canzone Wiener Schnitzel, perché oltre a essere, vabbè, a non essere una canzone, è divertentissimo. Il gruppo appunto inizia a pigliare per il culo parlando di dipendenza, ma da caffè, non da droga o da alcol, che era una cosa che negli anni 80 poteva anche un po' spiazzare gli stessi musicisti hardcore. Però troviamo spazio a canzoni che possono essere più o meno impegnate, come My Dead Sucks, Mr. Bass e la stupidissima Like Food, che comunque è sempre divertente. L'Epifette è comunque acerbissimo, però mostra, mette in chiaro già determinate cose, inizia già a far imporre i Descendants nel panorama hardcore e iniziano già appunto a suonare assieme a gruppi di pochissimo conto come Black Flag e Adolescents, che già si stavano facendo un nome nelle spiagge californiane. Quindi lavoro acerbo, ma da scoprire, perché getterà le basi per il prossimo lavoro, che è un capolavoro della storia della musica. Quindi tanto di cappello all'Epifette. Nel 1982 il gruppo decide, dopo alcuni concerti, chiaramente con Black Flag, Adolescence, le prime formazioni, i Big Boys, le prime formazioni punk di quel periodo, di registrare finalmente il full. E qua si parla veramente, non me ne frega niente di quello che si può pensare, di capolavoro, di disco d'avanguardia e di probabilmente lavoro new wave. Nel senso che quando nel 1982 uscì Milo Goes to College, l'attenzione del punk veniva portata già a livello alto, nel senso che se i Black Flag parlavano di star malissimo, di omicidi in famiglia, di abusi di droghe, di essere rinchiusi, scavavano a fondo nell'animo, nella mente, nella testa delle persone, come si poteva fare, come faranno poi dopo col grunge, i Descendants se ne strafottono, non parlano né di droga, non parlano di altro, se ci parlano prendendo per il sedere anche in quel caso. Milo Goes to College perché ho detto che è un album d'avanguardia, perché fonde le sonorità del primo lavoro, Ride the Wild Insectic World, quindi quella melodia, quella leggerezza, quella freschezza, con la durezza e la grettezza dell'Epifette, la fusione di quei due lavori da Milo Goes to College. Allora, non sto a parlare del livello, non sto a parlare delle canzoni, cioè uno che si dice ascoltatore di punk in generale e non ha mai ascoltato questo lavoro non capisce niente, e poi mi viene a dire che Days Go By è un bel lavoro, sì,
Vabbè, lasciamo perdere. Uno. Due, se non fosse stato per Milo Ockermann, gente come Dexter Holland, River Cuomo dei Wizards non sarebbero mai esistiti, non avrebbero mai portato sul palco il loro stile. E soprattutto non ci sarebbe Revival Punk. Probabilmente non, penso anche che i NoFX non sarebbero quello che sono oggi senza Milo Ghost College. Tanti direbbero per fortuna, però io sono dell'idea che quest'album abbia gettato le basi per capolavori e per merda. No, abbia gettato le basi per capolavori, quindi per merito suo. Il fatto che abbia anche un po' sdoganato le porte all'etame non per colpa sua, perché è un album dell'inizio anni 80, quindi niente da che spartire con l'etame revival degli anni 90, logicamente. Il discorso è che qua i Descendants sono all'iperuranio. Che canzoni cito? Catalina? I'm not a punk, Suburban Home? Cioè, che canzoni cito? By Cage, la mia preferita? Kabuki Girl, ce ne sono veramente troppe, sono tutte perfette. E a livello musicale sono molto grezze, assoli non ne trovate qua. Se cercate la tecnica andate da un'altra parte. Però il connubio chitarre, che è la chitarra è veramente tanto, tanto, tanto ruggente però leggera. Il basso è perfetto, eh. Cioè, questo è un album per i bassisti in assoluto, forse un po' meno del prossimo, però è un album per i bassisti, perché qua la chitarra fa la vetta e l'accompagnamento di Tony Lombardo è allucinante qui dentro. Le canzoni sono tutte bellissime e iniziano a sentirsi le palle di Bill Stevenson come batterista. Bill Stevenson tende sempre a non appesantire mai la sua batteria, non è un batterista particolarmente barocco, infiocchettato, voglio fare tutto perché ti faccio sentire come sono potente, come poteva fare un Bomer che comunque aveva, nei Rich Kids Don't Ask Me, che comunque aveva ragione a farlo. Bill Stevenson è molto garbato, molto tenuto a freno, si sente che è un batterista molto molto virtuoso ma non lo dà a vedere, anzi non lo dà a sentire. E Milo Goes to College è uno dei capolavori della storia della musica, al di là del punk. È un album che tutti dovrebbero ascoltare, tutti dovrebbero apprezzare. È un po' come Via col Vento, un film che il film che hanno visto tutti, l'album che dovrebbero aver ascoltato tutti. È una pietra miliare del punk. È un po' come Damaged dei Black Flag. Cioè, che cazzo, si sa che è perfetto, inutile spenderci delle parole. Quindi è Milo Goes to College, è Milo Goes to College. Però mi soffermo tanto, ci batto tanto il martello perché vorrei far capire che non è semplice, semplice melodic hardcore, ma sì, va bene, no, le balle. È stato è un album new wave a tutti gli effetti perché smonta. Smonta lo stesso concetto di hardcore, di dover fare le canzoni impegnate con la politica, noi ci divertiamo, ce ne sbattiamo il cazzo, quindi è hardcore californiano all'iperuranio. Ha delle... Si può ricondurre vagamente al nerdcore come tematiche, cioè ha un po' di hardcore californiano, un po' di quel prendere per il culo, tipico di quelle correnti che si sono sviluppate in quell'area. Nel senso, il discorso è questo: Milo Goes to College è un album d'avanguardia che dovrebbe piacere a tutti. Se non piace, è perché è il problema è di chi lo ascolta, perché l'album è perfetto, c'è poco da fare, di conseguenza. Non dico ascoltatevi Milo Goes to College, chi non l'ha fatto, chi non l'ha fatto vada subito, ora, adesso, in questo momento, ad ascoltarselo, perché a parte gli scherzi, a livello musicale è un capolavoro. Non è consigliato i metallari perché non ci sono assoli. Nel 1982-83 abbiamo la prima pausa per i Descendants, in quanto Bill Stevenson inizia a suonare in parallelo anche con i Black Flag e registrare nell'84 l'album Sleeper Inn, come disse nella mia seconda puntata della rubrica. Milo Ockermann lascerà il gruppo per diventare dottore in biochimica. Frank Navetta abbandonerà definitivamente i Descendants per diventare pescatore nell'Oregon. Si dice abbia deciso di bruciare tutto il suo equipaggiamento, quindi chitarra, amplificatore, e Tony Lombardo andrà a farsi i cazzi suoi. Nel 1985 torna Bill Stevenson, abbandona i Black Flag che di lì a poco si scioglieranno. Milo Ockermann viene reintegrato nelle fila del gruppo. Torna Tony Lombardo e viene reclutato Ry Cooper che aveva sostituito verso la fine dell'82 Milo Ockermann nei live come cantante. Torna come chitarrista e viene registrato nel 1985 l'album I Don't Want to Grow Up, pubblicato attraverso la solita New Alliance Records, che in seguito verrà assorbita dalla SST di Greg Ginn.
I Don't Want to Grow Up è chiaramente inferiore a Milo Goes to College sotto certi aspetti. È inferiore non a livello qualitativo e globale, perché per me sono belli tutti e due allo stesso livello. Probabilmente inferiore perché è meno immediato, meno rabbioso e più ponderato. Nel senso, i Descendants ormai è chiaro che hanno deciso di prendere una strada un po' differente rispetto a quella dei compagni di viaggio dell'hardcore, no? Tra virgolette. Perché al di là della prima traccia di Descendants, si chiama proprio Descendants, che è una sorta di presentazione del gruppo che può vagamente ricondurre a come sonorità a Milo Goes to College e anche I Don't Want to Grow Up, molto stupida, spontanea e immediata. Dalle canzoni Can Go Back, più o meno a metà del disco, metà della side A del disco, l'album inizia a, non so come, è un discorso strano, a me dà questa impressione, l'album inizia a sbocciare, perché è strutturato in questo modo, una prima metà che si aggancia a Milo Goes to College e quella dopo che sembra essere un preludio a Enjoy. Perché, che è l'album dopo, perché è un po' come se fosse un primo e un secondo tempo. Il primo tempo, ricordo, il secondo tempo si guarda al futuro, una cosa del genere. Ed è una differenza nettissima perché le prime canzoni, appunto, Descendants, Snuffed Beaver, Rockstar, Don't Want to Grow Up, Pervert, sono tutte potenti, veloci, incazzose. Milo Ackerman è sempre rabbioso nella voce, però si sente un po' la differenza. Più o meno dalla side B, in poi le canzoni sono veramente mature. E le canzoni più mature, questo è curioso, sono scritte quasi tutte da Bill Stevenson, quindi Good Good Things, che probabilmente è una delle più famose dell'album, Ace in Love This Way, che sono canzoni stranissime, sono in realtà è un album molto new wave questo, se stiamo ad analizzare la side B, perché la side A è hardcore più o meno, cioè siamo lì, non è così pesantissimo perché non si può dire che sia hardcore in quanto tematiche, mi aggancio a quello che dico prima, i Descendants, soprattutto i primi di quest'album, sono... Erano tanto hardcore come forma e non come sostanza. I testi sono scazzatissimi. Si parla di amori da liceo, si parla di roba da nerd, diciamo il punk da nerd. La scuola, la dipendenza da caffè, robe molto leggere. I Descendants non hanno mai sforato nel parlare di droga, disagio esistenziale e tante altre cose. Sono sempre rimasti vagamente in temi terra-terra, cari al punk revival o tematiche normalissime della musica americana. Musica in generale, sporcandole chiaramente con le musiche che sono molto tirate, molto potenti, eccetera, eccetera. Le chitarre potenti, la batteria di Bill Stevenson, che tutto è tranne che non hardcore. Come già ho detto, devo farmi una maglietta con questa frase: la batteria di Bill Stevenson, tutto è tranne che non hardcore. Lo dissi in un mio vecchio video, non mi ricordo in quale. Comunque, riassumendo adesso, scusate la digressione, I Don't Want to Grow Up è un ottimo album che però segna già una leggera maturazione del gruppo. Se diciamo così, la mia personale side A del gruppo è particolarmente pesante, potente, la side B inizia già a far intuire la strada che i Descendants prenderanno poco più avanti, che non è la discesa, per quanto mi riguarda, però è chiaramente facendo gli analisti musicali qualitativamente inferiore. Questo è senza alcun dubbio, nonostante io adori Descendants dal 1977 al 2013. Sempre nel 1985 e sempre per la New Alliance Records viene rilasciata la raccolta Bonus Fat, che come suggerisce il nome include l'EP Fat, secondo lavoro del gruppo, e il primissimo lavoro del gruppo, Ride the Wild, It's Hectic World. Inoltre, sempre in questo anno, Tony Lombardo lascia il gruppo per motivi di lavoro, poiché era diventato, se non sbaglio, postino, qualcosa del genere. Comunque il lavoro gli portava via tutto il tempo per suonare e viene sostituito da Doug Carrion, che registrerà l'album successivo. Nel 1986, dopo qualche periodo in tour, il gruppo pubblica, praticamente subito in coda, I Don't Want to Grow Up, l'album Enjoy, sempre attraverso la New Alliance Records. Con Enjoy ci si rende conto che ai Descendants non frega praticamente un tubo di fare musica impegnata in quanto tale, ma più che altro di divertirsi. Oltre al fatto di divertirsi con canzoni come Enjoy, Orgo Fart, Orgo 51, Hurting Crew, le varie sperimentazioni, le varie cagate, in quest'album si trova spazio anche alcune
sperimentazioni particolari. Quindi nelle recensioni c'è scritto che Art Inc. è una sperimentazione heavy metal, sono cagate, cioè non leggete quelle robe lì perché sono fuorvianti, i Descendents hanno mai fatto heavy metal. Però appunto le canzoni come Art Inc. Sour Grape sono leggermente diverse, perché al di là del fatto che le canzoni punk qui non sono poi così tante, le canzoni sono 12, l'album è cortissimo, volano tutte subito, come lunghezza è riconducibile un EP. E tolto questo, di punk non c'è tantissimo. Qui i Descendents veramente sono a ruota libera come divertimento. Con la seconda canzone, che poi è la prima, perché l'intro, la canzone Enjoy, la title track dell'album, è sì una canzone, ma è più una stronzata, nel senso di loro che va, come si deduce dalla copertina dell'album, che sono questi qua che devono cagare, ci sono scorreggia manetta. L'album è stato chiaramente stroncato dalla critica, perché è ritenuto una presa per il culo, dopo lavori come I Don't Want to Grow Up e Milo Goes to College, che erano sì un po' scazzati a livello di messaggio, però musicalmente non elaborati, ma molto molto interessanti a livello di avanguardia. Questo è un po' lo volano, cioè proprio considerato una stupidata quest'album. Effettivamente a livello musicale è ben poco corposo, nel senso, su 12 tracce ce ne sono 7 effettivamente cantate e suonate, le altre sono un po' divagazioni, cazzeggi, stupidate. Però io me lo ascolto sempre molto volentieri, perché l'album mi ricordo, è un po' come quei film che sai che fanno schifo, cioè è un po' come Jumanji, sai che è un film che non è che sia granché a livello di peso, non è, non lo so, non è un film, non è Ultimo Tango a Parigi, però sai che è un film che lo guardi, ti fa piacere guardarlo perché ti diverte tantissimo, e questo è un po' Enjoy. Se uno come me è malato di Descendents, malato anche di quel punk, oltre di quello serio, va bene, d'accordo, però a cui diverte anche il fancazzismo, il divertirsi sia sul palco che in studio, quest'album è perfetto, perché mostra esattamente come un gruppo si diverte in sala di registrazione. È veramente un album libero da ogni concetto, ed è forse ancora più hardcore di tanti altri album di altri gruppi punk. Ma l'hardcore non sta tanto nella ricerca sonora e nel fatto della stesura di testi particolarmente impegnata, politica, religione. È hardcore nel fatto che qui i Descendents hanno fatto quello che volevano, cioè c'è una cover dei Beach Boys, ci sono scorregge nelle canzoni, c'è la canzone punk, c'è la canzone più lenta, c'è quella più veloce, c'è quella un pochino più melodica e sentimentale, che è chiaramente Cheer, però insomma e c'è quella un pochino più, c'è Sour Grapes, che può essere, però è un album divertito, cioè non è una cosa pesante da fare, non è una cosa pesante, non bisogna ascoltarlo con l'idea di ascoltarsi un polpettone o con l'idea di ascoltarsi ultra mega ok di Soundgarden. È un album a tempo perso che io trovo soggettivamente divertentissimo. Oggettivamente capisco che è una cosa di poco conto, che è un po' leggero, ecco, però è un album divertente e secondo me è un album iconico del punk, perché album così non ce ne sono più stati, secondo me. Cioè neanche i Meatmen facevano gli album così divertenti dal punto di vista veramente umoristico. Questo album qua è Descendents al 100%, quindi non vedo perché non consigliarlo. Nel 1987, per la SST Records, che aveva inglobato la New Aliens Records, viene pubblicato l'album All. Questo album qui è totalmente diverso rispetto a Enjoy e più o meno anche rispetto agli altri due, più che altro perché segna una incredibile maturazione da parte del gruppo per quanto riguarda stesura di musiche e di testi, perché l'album è ormai effettivamente più serio di chiaramente di Enjoy, ma anche di I Don't Want to Grow Up. Si raggancia un po' ai primi due full del gruppo, quindi Milo Goes to College e I Don't Want to Grow Up, perdendo però un po' in cazzeggio. Sembra che con Enjoy i Descendents siano spumpati totalmente per quanto riguarda il cazzeggiare, perché All è l'album probabilmente fino a questo punto più maturo del gruppo, anzi probabilmente forse uno dei più maturi in assoluto nella carriera di Descendents, perché al di là delle due tracce All, che è la prima, e No All, che è la terza, che
anche cantate sono solo cori che fanno all e no all. Le canzoni Coolidge, Van, K-Mage, Clean Seats, ma tutte, o Logistic che è parlata, e Schizofrenia, Pep Talk, sono tutte canzoni che non sempre veloci, e dalla timbrica, e come quadro generale puramente revival, nel senso che l'hardcore è quasi totalmente sparito. Effettivamente All si può considerare, ancora prima di The Longest Line di NoFX, il primo lavoro revival punk, nonostante non ci siano quelle tipiche influenze che avevano portato i NoFX, quindi mischiando l'hardcore con i Rich Kids and LSD e con altre tematiche, perché non si possono definire veramente revival e Descendants. Per questo che dicevo è difficile incasellarli, perché revival è portare le tematiche che potevano essere più o meno care all'hardcore, alleggerendole, portandole a livello di massa, come dissi nel video di NoFX, quindi con il lavoro del Longest Line, che è del 91, che è puramente esplicativo e che io considero come punto di inizio del revival fatto bene, non il revival merda. All è un album a sé, è un album a sé anche nella discografia di Descendants, che si aggancerà poi agli altri due, perché Descendants ormai prendono questa via e la manterranno anche successivamente, anche perché dopo quest'album si scioglieranno. Però il discorso è che All risulta essere anche troppo maturo, sembra che Descendants da Enjoy a All abbiano fatto un salto incredibile. Mi viene anche da pensare che alcune canzoni di All siano state scritte anche prima, ma che non siano state incluse in Enjoy. Non so, ho questa impressione, perché al di là del fatto che è passato un anno, forse neanche, tra un album e l'altro, e il fatto che i Descendants abbiano deciso furbescamente di fare un album cazzone e un album serio, mi sembrano più due facce della stessa medaglia questi album. All è un capolavoro, è bellissimo ed è un album da scoprire davvero, perché a questo punto i Descendants diventano veramente i Descendants che conosciamo anche oggi. Si ragganciano a Milo Goes to College, ma hanno i tratti chiarissimi di quello che diventeranno con Everything Sucks. Quindi l'album è perfetto, sono 12-13 tracce, tutte che scorrono perfettamente, più o meno lunghe. Milo Kerman è fantastico, le chitarre sono ottime e cosa non da poco, Doug Carrion, il bassista, e Ray Cooper abbandonano il gruppo prima della registrazione di All, e vengono integrati Steven Egerton alla chitarra e Carl Alvarez al basso, che sono gli attuali chitarristi e bassisti, e sono bravissimi. Dopo la pubblicazione dell'album All e un tour di circa 50 giorni chiamato The Fine All Tour, come suggerisce il nome del tour, i Descendants si fermano, si prendono una pausa per la seconda volta durante la loro carriera, appunto perché principalmente perché Milo Åkerman decide di mollare la musica per dedicarsi totalmente al suo lavoro come biochimico. I restanti membri, quindi Carl Alvarez il bassista, Steven Egerton alla chitarra e Bill Stevenson alla batteria, decidono però di continuare chiaramente la carriera musicale, chiamando Dave Smalley, famoso per essere stato il cantante dei DYS e dei Doug Nasty, per formare gli All, gruppo abbastanza famoso in America, qui non conosciuto assolutamente, di cui però non sto a parlarne, poiché hanno avuto una carriera che si è protratta dall'89 fino a oggi. Hanno prodotto 8-9 album, quindi parlarne diventerebbe una recensione di 4 ore e mezza. Vi basta solo sapere che il loro sound è abbastanza simile a quello di Descendants, influenzato un pochino di più da roba tipo Bad Religion. Insomma, sono simili ai Descendants, però non mi sento di definirla una formazione particolarmente significativa, perché sono i Descendants senza Milo Åkerman, quindi ascoltandoli, almeno questa è l'impressione che è stata data a me, poi per carità, è un ottimo gruppo gli All, meglio 100.000 All che mezzi Blink 182, però mi dà sempre quella sensazione di Descendants senza Milo Åkerman, di gruppo rattoppato, perché gli strumentisti sono quelli, quindi le musicalità non cambiano molto. Cambia la voce, che nonostante Dave Smalley sia bravo, Milo Åkerman è Milo Åkerman, quindi vi consiglio di ascoltarvi tutti i lavori degli All, perché sono più o meno tutti uguali, però non sto a parlare più di tanto, perché altrimenti ci moriamo qua. Non si hanno notizie dei Descendants fino al 1996, anno in cui Milo Åkerman esprime il desiderio di tornare a suonare e registrare con il suo vecchio gruppo. Di conseguenza Bill Stevenson prende una decisione di mantenere vivi sia i Descendants sia gli All. Quindi la formazione dei Descendants è
egli stesso alla batteria, Carl Alvarez al basso, Steven Egerton alla chitarra e Milo Ockermann alla voce. E contemporaneamente sempre i soliti tre come musicisti, ma con Chad Price alla voce, che aveva, era andato a sostituire Dave Smalley nel 90 come cantante, mantenendo gli Hall. Quindi decide di viaggiare in parallelo con questi due gruppi praticamente identici, ma col cantante diverso. E nel 1996, per la Epitaph, viene pubblicato Everything Sucks. Ho già accennato qualcosa nel mio album in cui... Oh, madonna, sto diventando dislessico. Ho già accennato qualcosa di Everything Sucks nel video precedente in cui parlo del punk revival. In effetti è un album revival punk questo qui, perché comunque è già del 96, le sonorità sono quelle. Però è un album revival punk di quelli da mettere... nella vetrata di platino, perché al di là del fatto che si raggancia Hall come sonorità e le tematiche non cambiano, segna il ritorno di un gruppo in perfetta forma con canzoni come la traccia d'apertura, cioè quando si mette su e parte il riff di chitarra di Everything Sucks, parte il riff di appunto di Steven Egerton di questa canzone, e dici già porca puttana, si parte già bene, perché Everything Sucks è una canzone a manetta potentissima, e dici, e quando parte la voce di Ockermann, che non è cambiata per niente dagli anni 80, tira un bel sospirone di sollievo. Uno, due, il fatto che negli anni 90 un album qualitativamente così alto non si è mai visto, con roba, lo dirò per la 100.000esima volta, inquinata da pattume e revival punk, cioè è una grande cosa. E poi il fatto che non è da poco, siano tornati Tony Lombardo e Frank Navetta come guest, come ospiti, contribuendo in alcune tracce vocali, quindi backing vocals, facendo dei cori di rinforzo, e addirittura Tony Lombardo suonando il basso in You Nook Boy, una canzone scritta da Ockermann 15 anni prima, lo stesso Navetta che suona il riff che suona la chitarra totalmente nella canzone Doghouse, che non è cosa da poco. Di conseguenza Everything Sucks è un album ottimo, sono canzoni velocissime, punk, canzoni un pochino più mature come When I Get Old, che sono revival punk ascoltabilissimo, sono tutti in forma, ed è un album che consiglio, tutti dovrebbero averlo secondo me quest'album, assieme a grandi gioielli come Punk in Drublic, Smash o Big Rusty Balls o qualche altro lavoro che possa essere di Pennywise, di Vandals, cioè questi qua sono album da avere e che devono realmente occupare il posto nella casa di un malato di punk che si rispetti come posso essere io, perché è un capolavoro quest'album in ambito revival punk, ormai l'hardcore è sparito totalmente. Attorno al 2000 Milo Ockermann decide dedicarsi seriamente al progetto di Sendence, di conseguenza di prendere una pausa dal lavoro come biochimico, e vengono registrate delle tracce a singhiozzo fra il 2000 e il 2002 in diversi studi in diverse parti d'America, fino a quando nel 2004 non firmano per la Fat Records di Fat Mike e pubblicano il loro fino ad ora ultimo album. Cool to Be You è l'album che segna per l'appunto il ritorno dei Descendants nel panorama punk ormai del nuovo millennio. Hanno anche una certa età, di conseguenza è chiaro che le tematiche sono chiaramente più mature, nonostante i Descendants siano sempre stati, anche se infantili, abbastanza emotivi come gruppo, non così grezzi e duri come tutti gli altri gruppi hardcore punk praticamente. L'album è praticamente uguale a Everything Sucks, non si discosta di un millimetro. Una nota interessante però, al di là delle varie canzoni, Dry Spell, la stessa Cool to Be You, Nothing With You, She Don't Care, eccetera, eccetera, la canzone che è stata anche il primo singolo del gruppo, il primo singolo dell'album Cool to Be You, che è American, ovvero probabilmente la prima vera canzone politica del gruppo. Notiamo che i Descendants non hanno mai scritto canzoni effettivamente politiche nel vero senso della parola, e questa canzone diciamo si sente un po' l'influenza di Fat Mike in produzione, però al di là di tutto non è un album di cui mi sento di spendere troppe parole, per il fatto che è praticamente identico a Everything Sucks. Quindi se avete ascoltato Everything Sucks scopritevi anche questo, tanto è perfettamente uguale, le sonorità sono un pochino meno grezze, forse più elaborate, ma è identico. Per chiudere questa puntata della rubrica hardcore un po' così, un po' alla veloce, non tanto tecnica diciamo, si può dire che i Descendants
hanno lasciato un'eredità abbastanza più negativa che positiva, se stiamo a vedere, perché hanno aperto i portoni a gruppi come NoFX e i primissimi The Offspring, io gliene sono grato, però anche a robaccia come Blink, Green Day o l'American Rejects, tutte queste schifezze dell'American Pie, non per colpa loro, chiaramente, è solo che questi non hanno capito quello che Descendents avevano da dire. Hanno semplicemente preso le sonorità e le hanno riplasmate in merda. I Descendents sono stati uno dei gruppi punk in assoluto più importanti di tutti i tempi, secondo me alla pari di Sex Pistols, Black Flag, Damned, perché comunque hanno iniziato una minor threat, hanno inaugurato un filone che piaccia o meno, quello del punk molto più scazzato, divertito, alleggerito, ma alleggerito in bene, non è che abbiano preso il punk e l'abbiano fatto a cazzo di cane, abbiano preso il punk, l'hanno alleggerito un po' con le infilandoci dentro soliti giri di do, melodie, cagate, eccetera, eccetera. No, sono stupidate. Interessanti anche i vari aneddoti, le invenzioni. Bill Stevenson racconta che ci sparavamo due tazze di caffè una dietro l'altra, poi iniziavamo a suonare in sala prove e facevamo queste canzoni da un minuto una dietro l'altra, no? In chiaro riferimento agli album Milo Goes to College e l'Epiphat, quindi i primissimi lavori. Bevevamo un sacco di caffè ogni giorno, quindi anche divertentissima e curiosa questa cosa di trattare le dipendenze a livello infantile, quindi la dipendenza da droga diventa la dipendenza da caffè. Quindi l'alleggerire le tematiche è questo, farlo con divertimento, farlo con naturalezza. Probabilmente i Descendents sono il gruppo più infantile punk, ma infantile in senso buono, quello che quando lo ascolti ti sgrassa un po' dagli ascolti di Black Flag, di Hell Repute, eccetera, eccetera. Quindi questa puntata un po' lofi è finita, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti arcorani del tubo.